Continuo via vai di gente e code anche oggi qui alla Basilica di Viale Varese per il bacio del crocifisso, una tradizione davvero molto sentita dai comaschi. Il crocifisso rimarrà esposto qui fino a sabato e venerdì pomeriggio accompagnerà per le vie della città la processione con la cerimonia presieduta dal vescovo Oscar Cantoni. Tutti in fila, composti, aspettando il proprio turno per compiere quel gesto che per molti rappresenta una tradizione tramandata sin dall'infanzia. C'è chi davanti al crocifisso porta un casco da moto, chi delle borse, chi una carta d'identità. Ognuno ha i propri desideri nel cuore ed esprime a modo suo la propria devozione. Cosa rappresenta per lei la tradizione del bacio al crocifisso? Tutto per me rappresenta, cioè senza il crocifisso penso che Como non abbia uno scopo. Ci si attacca in questo momento soprattutto a lui, in questi momenti duri. E se non esistesse non lo so, ma non tanto perché sono cattolica, ma proprio perché secondo me è una tradizione bellissima che non deve mai sparire. Per me è importantissimo, cioè fin da bambina venivo a baciare con la mia mamma, mi è rimasto questo ricordo e non sto veramente bene se non vengo a baciare il crocifisso. È una cosa di spirito, una cosa che quando entra si sente aprire l'anima, non so neanche spiegarle, ecco, che cos'è, è proprio una tradizione questa che quando arriva questo giorno viene proprio che deve andare a baciare. Ho 86 anni ogni anno, adesso poi non c'è neanche mio marito. Quindi un appuntamento immancabile per lei. Mi aiuta. Non solo comaschi, alcuni arrivano anche da fuori città. Siete venuti oggi qui in gita alla Basilica di Como? Siccome noi facciamo la catechesi al giorno del mercoledì e niente, anziché fare la catechesi abbiamo fatto questa esperienza molto bella.